spazi, no? Per Gesù. Secondo me questo è già l'intro. Ma cosa è successo? Puttana, che enfisema. Quinta puntata. Ci siamo. Così siamo. Finito. Ormai siamo arrivati ai fallo finali. Quindi gran spettacolo finale. Per non sapere né leggere né scrivere. Siccome siamo a fine serie, 25.000 like. Sì, tranquilli. Cioè, niente di. Fatto pure i capelli fucsia, quindi mettete like per favore su. Esatto, sì. Nel sì. Frattempo, grazie perché la state supportando la serie. È vero. Quindi è vero. Grazie. Bravi. Anche sopportando. Bravi. Che è più importante. Quelli siamo noi. No, noi stiamo sopportando il programma. Voglio dire a tutti quelli che ci hanno abbandonato lungo la serie, che hanno sbagliato. Sì. Perché quest'anno è Diesel. Partiti bassi. Sì. Vabbè, con l'apice di Tommaso e... Beh, sì. Sì, ma soprattutto tutti sanno che le due puntate finali con i falò sono le migliori. Io mangio pasta col tonno, pensavo. Tutti sanno che mangio pasta. Un abbraccio virtuale ai nostri amici della Sardegna che stanno patendo degli incendi dolosi per tutta la regione. Ragazzi, vi siamo vicini. Eccoli! Proprio loro! Minghia! Spacco tutto, minghia! Ecco che tocca anche a me anche oggi. Io mi sono dimenticata la vita fuori. Voilà. Ciao. Senza neanche un po' di riscaldamento. La vita è bella perché si è confusi. La vita è bella perché si è confusi. Lasciamo qua, io quasi. Siamo fatti di caos e meraviglie. Siamo fatti di caos e meraviglie. Di cui sono fatti i sogni. I miei sono sempre sogni di merda, infatti. Solo incubi. Insomma, voglio qualcuno. Io credo di essermi quasi innamorato. Io non ci avrei messo un centesimo. Sono cose che nei film succedono sotto Natale. Questo è un tour de frittat per noi. Sì. Lui ha giocato col nostro cuore, comunque, nell'ultima due puntate. È vero. Che non batte da tempo. Era proprio lui. Scusa, lì. Ma sta parlando della sua ciornia o del cuore? Te più forte, batte fino alla morte, batte... Com'era? A volte batte nella la musica. Pop. Se questo mondo non è mai stato, me lo volevi. Ah, è vero, tu. Mi vien voglia di gridare. Non pensare. Non fermarti. È un battito animale. Che ti prende, che ti porta. Dove vai qua a giocare? Ah, perché doveva arrivare il corretto, scusa. Tu che non smetti di gridare. Vai. Sbaggiato, eh? È un complimento, me lo devo segnare. Il complimento è sfoggiato. Segnalo. Segnalo, muovelo. Comunque lei ha sfoggiato. L'altro che è di Bari. Ha sbarato. Esatto. Sai che non mi provoca niente a me vedere come persona. Lui ha due tatuaggi o è mercurio cromo? Ah, sì, sono le carte. Le carte. Quando va a giocare a poker lui al casino. Tira fuori il polpaccio. Sì, fa così. Hey! Poker! Mi sale tutto subito. Come? Chi è quello che ha i spasmi? Muove la colitta, bonita, ricca. Muove la colitta. Sì, sì, comunque, se gli dai una sciabola, è pronto per salpare. Sì. Ciurma! Posso ricordare una frase di lei la scorsa puntata? Io col tentatore non c'è approccio fisico. Non stiamo tutto il giorno a sbaciucchiarci, noi parliamo. A dire porcate. Teniamola qua. Guarda le mani. Ma non mi interessa, ma può fare quello che vuole. Ah, mica, no. Ci credi? Mica, tranquillo. Sei una coccolona tu. Sei una coccolona, ma quando mai io? Ora ho 7 anni e non ho mai fatto la coccola, una. Volevo solo fare altre cose, mai fatto una coccola nella sua vita. Ah. Queste sono dichiarazioni forti, sì, comunque. Sì, sì, per quello che stiamo vedendo, sì. Però... Beh, non posso dargli torto. Ma cos'era? La bavosa. Ma dove l'ha infilato il microfono? Dove stava? Cosa mi direste? Vabbè, lei... Vuole dirgli le porcherie. Le porcherie. Quando è che viene a dormire da noi? Quando è che viene a dormire da noi? Da noi c'è anche Ale. Si va già sulle cose. Se non è a casa. Sì, perché vede quello che dico io. Ma sai cos'è? Io lo dico perché io voglio dormire con quella persona là. Ma lui è convinto che lei lo sta facendo per i pic. Mi sa che ha iniziato prima lei, però. È perché dipende come dormi te. Dormi col pigiama di sua nonna che fa schifo. Se la metti. Male. Posso chiedere solo scusa? Non l'ho capito, non l'ho visto in profondità. Sono rimasto in superficie. Sono rimasto in superficie e ho sbagliato. È stata una persona superficiale, ma mettere gli errori non è da tutti. Ma io anche, mi scuso anch'io perché io sono sbarellata tantissimo. Ecco. Pro player. Ragazzi, così che si fa. Questa è una persona costruita, le persone costruite che devono continuare la sua costruzione. Ti leggo.
Cadu. Jessica, com'è brava, com'è serena, com'è posata, educata. Non molto, eh. Oddio, adesso è... Non tanto. Si è un po' ribaltata tutta la storia. Secondo me la ribaltano dopo, però sì. Guarda, mi scivola, guarda. Mi scivola addosso. Si scivola via. Si scivola nel vento. Tony Hawk è il tuo tormento. Mi parla e non sento niente. Che ci sto insieme a fare? Bravo. Singhiozzo, anche per la sua fidanzata Jessica. Lascia il mio costume. Che vuoi? Sì, ma che c***o guardi? Cosa vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Mi faccio la fai a sciogliermi il costume? Dai. Io me ne ingoio il costume. Dai, ma perché? È costumivoro. Mi sta toccando. No, stai fermo, questa parte. Ah, sì, ma che fe... pedata. No, gli hanno fastidio i piedi? Visto che lui gli fanno schifo. Minchia, non solo a lui, bro. Grande, bro! Ma siete fatti per stare insieme. Siamo fatti per stare insieme. Mamma mia. Basta, migliori amici. Migliori amici. Lei sta facendo la pipì, Mi sa più lui. No, lui lo sta capendo adesso. Lui sta facendo direttamente la cacca. Sento del calore. Lui ha chiuso un occhio pur di non guardare le bocce. Sì. Lui sta veramente patendo. Sono sui piedi. Che prensi, cazzo. Che accendono il fuoco con le pietre focaie. Proprio scimpanzé. Un po' meno. Che delle lontre proprio. Ruolo. Proprio spada di Damocle. Voglio che si senta il rumore. No? Poi piedi addosso, cioè sono sconvolta. Io magari sono letto, gli metto addosso per ridere, lui gli fa schifo. Magari non te li lavi. Tutto inizia da una nuova chiamata nel pinnetto per Alessandro. Oddio, ma sempre questi cazzo di video. Sempre che dorme sto ragazzo. Io sono scomodo. Ma l'ha cacciata così? Beh, voglio dire, stava schiacciando gli zebedei, cosa? Vedete? Ho vestiti bravo. C'è il tomo giusto. Non so. Ma se sembra le mondine, sai le mondine che vanno a raccogliere il riso, presente? Ma ragazzi, ma questo fa le citazioni che faccio io, ma numero uno. Ma te l'ho detto! L'abbiamo sottovalutato! Abbiamo sbagliato! No. Minchia, raga, ma questo è un socio. Ma non vedi che è un socio. Ma scrivimi, bro, ma scrivimi di brutto. Che andiamo a ballare assieme. L'hanno chiuso il 2 di Cigliano, ma se no andiamo assieme a ballare con due. Andiamo a fare un giro? No. La macchina non si deve. Ma sto pagliaccio, ma te la compro la Ferrari che c'ha. Oh, Ale, comunque se ti avanza qualche soldo. No, minchia, dalle. Cioè, minchia. Ale, a me ha grandinato la macchina, comunque, quindi mi servirebbe anche un risarcimento. Finché non dice ste boiate, pure esatto, se esatto, poi guarda. Madonna. Cioè, quindi sono andato in Camporella, tutto sto casino per andare in Camporella. Mica, ma ci andavo con la Hyundai 10, bravo. Nulla, infatti per quello che mi stai confondendo le idee. Madonna mia. Quali idee confuse? Ma mi sembri proprio concentrato su di lui invece. Non avrei mai detto di poter dare ragione ad Alessandro. No, ma nessuno di noi l'aveva mai pensato. Ma nessuno nel mondo. Lo capisci cosa vuole una donna, no? Io ho comprato 30.000 euro di macchina senza neanche provarla. Manco ma cosa vuol dire adesso, ancora. Vale? Ancora questa macchina. Madonna. Ma stiamo parlando di sentimenti. Cosa c'entrano i soldi, Ale? Questo non c'entra. Guarda che questo è un viaggio dei sentimenti, non del concessionario. Oh, è proprio una persona orribile, credi. Ma questa l'hai sentita però, eh? Qua gli occhi li ho aperti così, ragazzi. Li ho aperti così. Come prima, in piscina. Piscina! Piscina! Brutto sarò io, ma hai visto? C'ho un fisico che c'ha una spalla che arriva fino in testa, quello lì. Parlando, no, non ha capito quali erano i problemi nella sua relazione. E te vuoi che dormo con te? Sei pazzo. Pazzo! Eccolo, parte. Cos'è? Minghia! Vuole ricordare questo gesto? Sì, mi scivola addosso. Ma io sto in piedi perché sennò do un destro alla televisione che sfondo tutto il pinnetto. Che ha il tubo catodico. No vabbè, ma gli sta succhiando l'orecchio. Così. Guarda quella. No vabbè, isola di White qui, è hippie. Guarda. È il segnale. Quello è il segnale. Se non mi tocca la me. La botta. Te è nostra. La
tele è nostra. Stai 5 minuti a farmi le coccole. E basta con ste coccole. Schiaffeggiami il culo come un tamburo piuttosto. Ma non con ste coccole, dai. Mollala lì. Le coccole. Mica qua proprio manga. Sacco cinematografico. Lì è proprio quando si sale. Le chiappe di lei. Qua è proprio quando ti sale 5 bianche. Guarda. Sì. Guarda. Quanti secchielli sono sali, finiti sali, così. Non fa male. Ah, così, a cavalcioni. A motoretta lei. Oh, poveri tentacoli. Guardare. Ah, devi venire a vedere qualcosa. Mori tira un cartone a lui. Così sì, sì, ma magari sarebbe bellissimo. Meraviglia. È caputo. Vabbè, un po' di rispetto almeno. Bravo, cazzo. Per il villaggio. Alessandro non fa in tempo a metabolizzare ciò che ha appena visto, che viene immediatamente. Io guardeno. Niente, sì. Richiamato nel pinnetto. Oh, adesso spacca quello verde. Sì. E dopo lui quello. Mette a posto i cosci quello verde. Sei in lista, guarda, sei in lista. Io metto un pigiama arancione. Orange is the new esatto. Black. Sei in prigione. Piper. Vuoi vedere? Io metto i boxer con i brancini. L'ha detto per davvero. Quindi tu dormi qua? Mm-hmm. Io dirò. Esperimento russo del sogno. Non dormi da noi stasera. Oh! Ma senti sta triglia in acqua. Fatemi stare calmo, perché se mi poi do fuoco a tutte le cose. È lui. È stato lui! È stato lui! È stato lui! È una missione di colpe. Mi hanno scagionato, adesso. Mi hanno scagionato. No, siete in due. Te lui siete rimasti. A me proprio mi fa schifo vedere. Io quasi io chiamerei il falò per mandare a per dire che mi fa schifo. Basta. Su. Chiamalo sto falò. Fallo. Che Alessandro per la terza volta consecutiva viene chiamato nel pinnetto. La Madonna, ma cazzo c'è? Quindi lui dorme con vabbè, lei? Sì, vai, questo è dormire come i bambini. Aspetta, aspetta. Come i bimbi, capito? Come i bimbi. Ma io non ci credo che lei pensa che veramente non la guardano. Infatti. Secondo quindi lei toglie i microfoni. Mica se andavo a casa, cioè mica le faccio. Ma perché se vado là è finita, ragazzi. Se vado da quella là è finita. Se vado da lei è finita. Se vado da Carlotta è la. Cioè, minchia, è finita. Cioè, se vado da Carlotta, minchia, è finita. Porca cazzo. Quindi? Di questo fatto mi regalo non si vuole. Dai. Sembra di vedere Paranormal Activity, cazzo. Ce l'ha il braccio quello, l'ho visto. A lui non gli interessa che gli stanno deflorando la tipa. Gli interessa che l'altro ha il braccio più piccolo e sì, più grosso. Mi chiama sedia d'ondo. Ma... vabbè, ma sono. Dai, ho sono scoperto. Perché lui c'ha l'obelisco di Balzari in mezzo alle gambe. Cosa sta succedendo? Ma quando giocano a Twister? Sì. Mamma mia. Ma perché ha visto quello che ha fatto? Guarda quello che no, ma, no, ma ti, no, ma ti spiego. Perché sì, ha visto quello che faccio io. Cioè, no, ripiglia, ma guarda come lo guarda. Sto in c***o per te. Ma perché ha visto quello che faccio guarda. Io. Non cercare no. Conferma. No, no, ma no, perché no. Ha visto quello che faccio io. Ma stiamo no, scherzando. Sono sereno, ragazzi. Ma sono sereno. Disse durante la seduta di stretching. Caputtano, sta ballando. Sembra un cos'ha. Casa choc. No, ma lo fa perché lui lo sereno. Faccio anch'io perché vede me. Sì, sì. Bagno. Lui è al cagozzo. E lei va a controllare. Tieni su. Mentre sta cagando. Ma no, no, è creato nel letto. No, mi sembra un'altra cosa. Cosa stanno giocando a ping pong? Mi è piaciuto che sei stato lì stanotte, è stato dolce. Poverino. La reazione di tutti noi. Non mi stanno tirando fuori la carta pesta per fare il presepe? Sì, sì. stanno limonando, dai. Geppetto qui, Allora, o sta accendendo un fuoco, sì. O Geppetto. Sì, sono tuo padre.
bacio. Resta un bacio in bocca, è scontato. Aiuta, non ti preoccupare, solo un bacio. Tu nel carpale? Sì, sì. Rimettiti i pantaloni prima di uscire. Vabbè, no. Se li stava rimettendo, guarda. Sta giocando la settimana, raga. Ah, sì. Ok, scusa allora. Comunque mi sa che lo chiamo, perché sennò penso che se sto qua e esco poi fuori non va bene. Cosa ha detto? Che senso ha? No, perché mica, cioè, mica, se lo chiama, mica. Ho sentito. Sì. Posso mai stare io? Posso mai portare rispetto a una Grayson Priest? Gli sono venuti 200 tic. Madonna, questa finta. Mica, guarda. E così è. Io chiamo il Falò, ragazzi. Chiamalo! Mi dispiace anche per te, ma... De che? De che? Ma che vuoi? Ma chi ti conosce? Madonna mia, che stampo mi ha lasciato. Vai, vai così al Falò. Alessandro che ha richiesto il Falò di confronto immediato. Analisi brevissima. Mettiamoci nei panni di lei. Lui, tipo, si fa... fa solo palestra. Sì. Magari ha fatto proprio palesemente marcato per svegliarlo. Sì, ma per farlo tiltare. Lei l'ha tradito. Vabbè, non l'ha tradito. Come no? Diciamo a metà, dai. Dai, oh, no, l'ha tradito. È già tradimento. Ma certo questo. Che ma scusa. Ma ha fatto petting palese nel letto. Ah, è tradimento. Anche se non entra. Anche se non c'è questo. Secondo me è già questo. Adesso gira per raccontare. Se vorrà incontrarti, la vedremo arrivare da là. Arriva lei, fa. Scema di merda. Testa di allora, senti per terra che ho comprato il tronco. Minchia, fammene 20. Fammene 20. Testa di Eccola. Ma è una cosa normale quella che hai fatto. Cosa ho fatto? Ma che c***o hai fatto? Ma non l'hai visto? Cioè, dormire insieme. Ma che schifo fai io? Dormire insieme. Partito piano comunque, sì, devo dire. Sì, ciao. Perché il dialogo è alla base di ogni rapporto. Ti vergogni? La vergogna. Ma cosa? Ma non vuoi dormire insieme? Entri in bagno con lei? Che c***o hai fatto in bagno? Dimmi. In bagno? No. Sono scemo, sono cieco. Non so che video hai visto. Vabbè, lei sta negando i video. Lei è imbarazzante. Lei è imbarazzante, no. Però. Sto male, ho mal di pancia, vado in bagno. Quello è un uomo. Salta lì subito, oh, stai male. Perché non può avere mal di pancia. Non può avere mal di pancia. Ha il colon irritabile. Sì. Salta in bagno, senza i microfoni, sentivano, non so che stai, baciarmi. Ma stai scherzando? Ma che scherzare, ma vuoi vedere il video? Lei è messa all'angolo. Ti devi nascondere per dire una cosa, no? Mi levo il microfono, mi nascondo in bagno. Io lo dico chiaramente, l'ho detto davanti a tutti chiaramente. Va detto che è vero. Questo è vero. Era la palestra e basta, Ale. Era solo la palestra. Ti dà fastidio che gli faccio palestra? No, ma... Sì. Doveva dire sì. Fosse la persona con cui volevo stare per tutta la mia vita. Ma tu c'era la dignità. Certo. Ma che dignità hai? Ma tu ce l'hai la dignità. Ma con quale dignità di donna? No, perché se non c'hai te la compro. Bom. Ma guarda che io ho fatto come i 15 anni. Ma tu sei tu che mi hai portato a fare questo, eh? Ma non è vero, hai iniziato tu. Io sono egocentrico. Bravo, è vero. Quindi c'è qualcosa che riguarda. Certo, perché scusa, sei una fidanzata, ma... Cosa commenti qua? Tu sai cosa vuol dire essere egocentrici o cosa? Egoista è una cosa, egocentrico è un'altra cosa. Certo, che pensi solo a te stesso, eh. Ha ragione lui. Lui dice mio padre che è sopra. Certo, mi dà una mano, ma io dico... Ma tu devi fare una statua. Porco due. Ma dopo 15 giorni prima dormi con un cristiano. Ma dove vivi io? Vabbè. Dormi insieme a uno? Guarda che io non ho fatto niente. Ma quando non hai fatto niente? Madonna, ma lui una macchinetta. Papà. È presente le dentiere quelle finte? Da. Tu sai quello che hai fatto. E allora ti devi solo fermare a stare zitta. Aveva mal di pancia. Tieni su. Ma magari hanno i detti a castello. Gli ho detto mettiti su. Mettiti su sta torre. Perché devi negare l'evidenza? Ma secondo te? Ma perché devi negare quello che si vede? Cioè, spiegami, mettiti su. Mettiti su dove? A cosa? Esatto, io gli farei questa domanda. Fino sul ponte elevatorio. Lei continua a dire, ma dai. Spiegami. Allora stai già fingendo. Perché allora mi dai una risposta, non ti dico razionale, ma... Che regga un inventati minimo. Qualcosa almeno, cioè. Ma ascolta, io ho 30 anni, non sono nato ieri. Hai capito male, caro. Non so tutte quelle tue amiche. Spiegamelo allora. Quei rumori cosa sono? Spiegacelo già. Fino a 2 settimane fa. Pazzesco. Mi sarei aspettato da lui sta roba. Incredibile. Lei doveva solo arrivare e dire sì, sono stata con altro perché tu non mi cagavi. Boh, finita. Ma puoi negare l'evidenza, Filippo? Fammi sentire. Di cosa stiamo parlando? Filippo, fai qualcosa, gli sto chiedendo aiuto. Vuol dire mettiti sopra il letto, era. Sì, era sopra il letto. Sì. Ma fagli vedere quello. Ma fagli vedere il video della notte. Bello, sì. Ti ha messo rilassato che tu hai visto lì. Dai, fai ridere. Infatti mi sono addormentato. Tu come rilassi? Fai ridere. Non è quello che ti aiuta. Fai ridere. Madonna mia. Senti, senti. Ma ci sento io o c'è qualcosa che non quadra? No, ma ci sono interferenze, ti spiego. Sento male. Sto sentendo male. Ma me lo fai sentire o no? Ma cosa devi sentire? L'hai fatto? Che vuoi sentire?
Ineccepibile risposta. Allora, sai perché mi sta piacendo? Perché stava dicendo le cose che vede commentate giuste. Sì, cioè, sì, non è che sta inventando, campando in aria robe. Ah, beh, non si sente niente, vero? La sta asfaltando. Ha appena costruito l'ultima parte della Salerno Reggio Calabria. Ma secondo me lo fa un tour de frittat lei. No, che tipo scoppia a piangere. No, ma perché io non mi vorrei. Quindi vorrebbe dire lei che esce con lui. No, guarda, ti dico come va a finire. Rompiamola. Guarda, finisce così. Minga, guarda, veramente mi è deluso. Minchia, ti ho comprato la macchina a 30.000 euro. Esco da qui, ne trovo 100 meglio di te, capito? E guarda, ti dico anche come esce. Minchia, così. Guarda, così, minchia. È finita, Filippo. E poi va la Carlotta. È finito. Ma minchia, Carlotta. E piglia di sta ceppa. Una carezza. Sì, una carezzina così. Cos'è qua, sti gemiti? È lui che sospira. Ah, e perché sospira? Così a caso. C'è l'asma. Di cosa stiamo parlando, Filippo? Filippo, che cosa sto guardando? Oh, siamo noi! Siamo noi quando guardiamo Tentation. È vero! Forse non lo facciamo con lui. No, minchia, non posso, mi emoziono troppo. Una puzzata, no, non ce la faccio. Non sai discutere, tu non sai argomentare. Cosa tu si devo argomentare? Argomenta. Cosa si devo argomentare? Argomenta, dimmi cosa è successo. Ti ascolto. Dai. Bravo, ti ascolto. Bravo. Non sono tenuto a dirlo, Jessica. Vabbè! No! Guarda Filippo! No! Guarda Filippo. No! Io questa cosa non la posso sentire. Dai! Non sono tenuto, no, cioè, dai. No, chiudi. Ma cazzo, il tuo fidanzato! No. Sta vedendo delle cose forti. Ma ci grazie, sta Filippo. Che si... Grazie. Vabbè, ma non sono tenuto a dirtelo, no? No, argomentati, sto aspettando che tu argomenti, visto che dici che io non so parlare. Bravo. Io so tenere un argomento. Cosa ti devo argomentare? Un puntato di Law and Order, cioè, incredibile. Allora, ce l'hai il coraggio di dire le cose come stanno? No, ma lui è perfetto, ma non l'ho mai visto. Oh, ma non l'ho mai visto, fallo così, ma lui, ragazzi, è perfetto. Incredibile. Sempre stato così, Filippo, scena muta. 7 anni che fa scena muta con me. Immagini che puoi sentire, guarda. Di cosa stiamo parlando? Per Jessica, io avevo pronti 2 video. Che riguardano te, ovviamente, Alessandro. Che lei veda. Lo metterò a merda. Adesso così e così. Con 2 in capotenza. Che cazzo è, Carlo? Mamma mia, che buzzurro, madonna. Però, madonna. Perfetto. Poi i miei modi, quindi? Mi conosci con i miei modi? Oh, chicca. È toccato sul palco. Sì. Sole, senza... Una persona come lei, avventurosa, dove la porta in Ferrari a fare, certo, il film. Io la compro la Ferrari e gliela brucio. Cosa stai dicendo? Vabbè, è arrivato bene, ma così non si può sentire. No, ma lo sappiamo che si perde queste cose. Madonna. Dì come ho comprato la macchina. E non ho neanche provata, Filippo. Cosa c'è? Se lei è contento, io sono contento. E gliel'ho comprata, finito. Cosa stiamo parlando? E quindi, cioè, la relazione è quella, no? Sì, ma comprammela anche a me una macchina. Ma io ti apprezzo di più di lei. Ripeto, comunque. A febbraio mi si è grandinata. Sì, a febbraio mi scade il leasing, se me lo vuoi chiudere. Io sto guardando la serie TV. Lui è il mio personaggio preferito. Sì. Quindi per adesso può dire quello che vuole. Ogni tanto sfora. Sfora, ogni tanto, di brutto. No, caga fuori dal vaso. No, più di ogni tanto. Sì, sì. Però non me ne fotte più. Lui è, sai cos'è, un supereroe alla The Boys. Sì. Madonna, che cazzo di metafora, no, ti ho tirato fuori. Anche da fidanzati, lo sai quante persone mi scrivono, mi scrivono. Si scrivono. Che non ti ho mai detto un c***o per non farti... Ma però come fa a saperlo? Cioè, lo sai quante mi hanno scritto, ma non ti ho mai detto. Ti dico, da parte mia c'è un interesse, è concreto, lo dico, cioè, non visto, penso che l'abbiano visto tutti. Lo dico chiaro, senza nascondermi. Bravo, fai bene. Io invece mi nascondo. Lo so, perché si è sempre nascosta nella vita. Questa è stata la chiusura. Per me il palo può finire qua. Non mi riconosci? No, ti riconosco. Certo, domani ti sei già dimenticato come si chiama. Pace, ce ne sarà un'altra domani. Fatto. Oh! Sì. Parcheggio la bici. Ma a me cosa me ne frega di cosa impazzisci tu? Si vede che io non impazzisco più per te, punto. No, basta. Ci vuole tanto. Te non te ne frega niente. Perché se no facevi qualcosa per cambiare la situazione a casa, Ale? Può essere, per carità. Ascolta, ma... Dai, ma non te... Che prima che minchia, spacco tutto, minchia! Vita sessuale è sparita per colpa di chi? Mia? Ma e allora, l'hai anche detto? Ma io vengo sempre lì a fare... Ma io ma cosa devo fare? Ma cosa devo venire là a dirti io? Ma dobbiamo fare una roba no, ma... Oh, c'è, ma minchia, sono le 7:30. Tu cosa provi per Jessica? Ma io l'ho sempre amata, Filippo. Io cosa provo? Sempre non ho più voglia di guardarlo. Non si può parlare con lui. A parte che Fabiana non guarda io, perché non devi proprio guardarmi, perché... Minchia, girati proprio dall'altra parte, minchia! Siamo di merda. Cosa vuoi fare? Vuoi uscire con Jessica o da solo?
Io voglio uscire da solo, Filippo, è ovvio. Bravo. Posso mai uscire con una persona? L'avevo detto, e andrà anche da Carlotta. A casa. Alessandro, però tu hai appena detto che la ami, che hai dei sentimenti. Però. Ma non è che l'amore finisce da un giorno all'altro. Però se mi non mi faccio prendere per il culo, è normale. È inutile che ci sto insieme. Appunto. Magari io poi continuo per sincero. E adesso l'ho scoperto. Sono sincero, Filippo. Certo. Tutto. Cosa vuole? Tocco... Lei ti dice, certo, ha ragione. E dall'inizio farò, certo, ha ragione. No, no, ma è così, ha ragione lui. Ma alzati e levati dai coglioni, lascialo e levati dalla fava. Boh. Che cazzo stiamo ancora a discutere? C'è Filippo che è un'ora che gli sta contando i peli del culo. Mandala a fare, alzati da sto tronco e via. Ma boh. Già rotto i coglioni. Madonna. Non sono tenuto a spiegarti. Lì, ma che cazzo è un processo? Già lì, mi appello al quinto emendamento. Sì, ma è finito. La stessa domanda la faccio anche a Jessica. Certo, da sola. Amore, sei... Non l'ho detto che usciva così. Ha consentito a Jessica e Alessandro di avere tutte le risposte che cercavano. È stato un viaggio dal quale tornano a casa. Io voglio ricordarlo così. Tante nuove cose. Alessandro, subito dopo il falò di confronto con Jessica, chiede di incontrare la single Carlotta. Come è andata? Che dici? Sono qua. Sono contenta. Io sì. Lei continua a fare il suo lavoro. La persona che mi fa stare bene, quando sto con te mi piace, mi ha fatto aprire. Cos'è sta cosa? D'amica. Va bene così, bravo, comunque sono fiero di te. Hai fatto bene. Anche Jessica, lasciato il falò di confronto, decide di rivedere il single Davide. Scopriamo il motivo. Ecco, questo non me lo aspettavo. Ciao. Volevo vedere. Lui è tutto scherzo. No, io non ti voglio. E tu? Mi hanno battuto. Ma hai battuto la testa forse? Madonna che... No, lei veramente. Che falso. Adesso, che simpatia. Ok. Già ti sta dicendo tempo da solo. Hai bisogno di prenderti del tempo. Io poi ci sarò. Circondati di persone positive per la tua vita. Riparti da te stessa. Che schifo.